La Bohème ha vinto la decima tappa del 98esimo Giro d'Italia a Civitanova Marche, Forlì, lunga 200 km. Bohème, di 25 anni, che con la vittoria di oggi si è preso la maglia rosa di leader della classifica punti, ha preceduto allo sprint i colleghi che con lui condividevano una fuga, partita dopo soli 5 km dal via. Vale a dire Matteo Busato secondo, Alessandro Malaguti terzo a 2 secondi e Alan Marangoni quarto a 4 secondi. A 18 dal vincitore invece la maglia rosa di Alberto Contador. Beh, noi abbiamo il primo a Marotta subito dopo Senigallia e l'ultimo l'abbiamo verso Fosso Seiore. Siamo in collegamento radio e quindi in tempo reale sappiamo dove sono. In questo momento sono entrati in Marotta di Mondolfo un minuto fa, quindi stanno un quarto d'ora e sono qui. Puntuale la testa del gruppo che è passata Marotta alle 14.30 e a Fano dopo 10 minuti. Qualche disagio per gli automobilisti costretti a percorsi alternativi a causa dell'ordinanza di sospensione della viabilità. Mercoledì invece c'è 11ª giornata di gara, tappa breve e piuttosto impegnativa. Da Imola Forlì 153 km per un percorso mosso e senza pianura. La frazione si concluderà in una parte del circuito automobilistico di Imola. L'enorme carovana pubblicitaria, composta da 50 veicoli sponsor e da un enorme camion rosa, è arrivata in zona Pincio intorno alle 13. 20 minuti di intrattenimento per grandi e piccini, con l'animazione che sulle note delle hit del momento ha coinvolto tutti in canti e balli e distribuendo gadget, magliette, bandierine, cappellini con i colori del giro, braccialetti, adesivi e bibite. Gli organizzatori poi hanno consegnato l'immagine del lupo Wolfi, mascotte ufficiale del giro, all'assessore allo sport Caterina Del Bianco, un gesto simbolico con lo scopo di sancire un gemellaggio tra la Corsa Rosa e la città di Fano. Un tenero regalo ricevuto dalla carovana? Sì, è un piccolo gadget del Giro d'Italia. Sono contenta perché sono arrivati a portare un po' di allegria qui al Pincio e erano veramente tantissime auto della carovana pubblicitaria. Erano presenti le nostre società ciclistiche, la società ciclistica fanese, i ragazzi dell'Alma Juventus Ciclismo che ringrazio e tutte le altre nostre società, la Precentenaria Olese, eccetera, eccetera. Erano veramente tantissimi, è stato un bel momento. Ad attendere i ciclisti invece tanti fanesi pronti ad applaudire i protagonisti del Giro d'Italia. Oggi sia l'abito ma anche l'asciugamano color rosa. E poi mi sono scordata di mettere la maglia che avevo preso quando è passata a fare il giro. Ecco, però appositamente. No, è no. Stato un caso, non ci ho pensato. Una coincidenza. Sì, francamente. È capitata nel momento giusto. Infatti adesso parcheggio e li aspetto. Prego, buona giornata. Grandi e piccine a vedere il Giro d'Italia. Sì, stiamo stendendo il Giro d'Italia, abbiamo comprato un po' di gadget. Quindi il rosa, giustamente. Sì, giusto, anche lui, abbiamo comprato la maglietta. Sì, sì. Tutta la famiglia è rosa? Sì, siamo molto appassionati. Ecco, comprese tutte le protezioni, quindi cappellini, un pandan. Sì, le abbiamo prese quando è passato il Giro d'Italia a Fano. È la prima volta che venite qua al Giro d'Italia? Tutti gli anni veniamo a vedere. Quasi. Appuntamento fisso? Appuntamento fisso, sì. Ragazzi, da che ora siete qua fermi e appostati? Da, non lo so, 20 minuti. Quindi, giustamente appassionati di ciclismo? Ovvio. Di che squadra fate parte? Alma Juventus Fano, ciclismo. Quanti anni avete? Siamo di 13-14 anni. Ecco. E da quanto tempo praticate ciclismo? Io questo è l'ottavo anno, dopo gli altri non lo so. Voi? Io questo è il primo. Primo anno. C'è qualcuno che lo pratica invece da più tempo? Io da ottobre. Da ottobre? Io ho iniziato quest'anno. Quest'anno? Tu? Io da 5 anni. 5 anni. E quanti siete in totale nella squadra? Da quanti componenti è formata? 15? Dove sono tutti gli altri? Devo arrivare. Lei è un appassionato di ciclismo? Ero appassionato, diciamo, sono appassionato, diciamo, non posso più farlo per il fatto dell'incidente. E circa 20 anni fa, grazie al gruppo disabile di Budrio, dove sono attualmente a fare la protesi, dovevamo fare una squadra di ciclismo per disabili. Però il progetto, diciamo, è saltato. Io continuo a farlo, diciamo, non a livello di amatoriale, e vorrei fare quest'anno o il prossimo anno di fare qualcosa, diciamo, a livello di unbiker sempre per disabili. Ciao, come ti chiami? Noemi. Con chi sei venuta oggi? Con mamma, mio fratello e mia sorella. Ma dimmi un po', ti piace andare in bicicletta? Sì, molto.
Ci vai da sola, con le amiche? No, ci vado ogni tanto con le amiche e quando devo andare a casa loro ci vado da sola. E invece il giro l'hai visto passare? Sì, molto divertente. Tutti in attesa del passaggio? Certamente. È fanese? Sì. Lo ha già visto anche altri anni? Sì, sempre, lo seguo sempre. Si ricorda qualcosa in particolare, magari che è successo anni addietro? No, mi ricordo della vittoria di Tonucci al Lido, ma sono ormai 40 anni, 35-40 anni. Viene sempre con la maglia rosa? No, non se, casualmente oggi. Oggi non si aspetta il tram, ma si aspetta il Giro d'Italia. Sì, io aspetto il Giro d'Italia, il tram non l'aspetto proprio. È un evento troppo importante. Quindi non si manca? No, no, assolutamente, mai. È di Fano? Io sono romano ma abito a Fano. Da quanto tempo? Da più di 40 anni. Ecco, da 40 anni lei viene a guardarlo ogni volta, no, che passa? Sono andato anche a Cagli, sono andato sempre dove passa. Quindi lo segue sempre? Sempre, sempre, sempre. Siete pronti? Sì! Sì.